Sì, oggi portiamo all'attenzione della Commissione consiliare il documento preliminare per quanto riguarda gli obiettivi e strategie da porre a base poi per aderazione al nuovo piano urbanistico comunale. Un piano urbanistico comunale innovativo che sarà posto all'attenzione della comunità, del territorio, dei portatori di interesse da qui a breve per costruirlo insieme. Questo piano sarà un piano partecipato per capire davvero le esigenze e le aspettative che ha il territorio comunale Teramo, per porre di nuovo Teramo come città capoluogo al centro delle dinamiche non solo provinciali ma bensì regionali. Come si coniuga effettivamente, come si coniugherà in città, che cosa, quali saranno i cambiamenti? I cambiamenti, già la legge regionale che poi riprende la direttiva comunitaria, sarà un piano green, un piano consumo del suolo pari a zero e pertanto ci obbliga, come giusto che sia, a una rigenerazione urbana del costruito. Sarà un piano incentrato sulla prevenibilità per quanto riguarda l'intervento green, è un piano dinamico laddove sia davvero consono e appropriato alle esigenze del territorio e dei portatori di interesse al territorio. Quindi si va verso anche la transizione ecologica? Sì, la legge stessa che ci dice che il piano va redatto tenendo conto della transizione ecologica e già lì, già la legge stessa regionale ci dà dei paletti ben definiti e stringenti su cui dobbiamo attenerci e muoverci per la redazione del piano urbanistico comunale. Si vedrà già nel 2025 o bisognerà attendere? L'obiettivo, la legge ci dice che il piano va adottato entro 5 anni dell'entrata in vigore della legge regionale. Per noi come amministrazione, come già espresso dalla Commissione consigliare, abbiamo in animo in un giro di 12-18 mesi di portare all'adozione di questo piano urbanistico comunale. Il PUMS in questo contesto come si interessa? Il PUMS si deve coniugare con altri strumenti pianificatori, devono coniugare e integrarsi con il piano urbanistico comunale, come il piano che dobbiamo andare da qui a breve a redigere, il piano nuovo, il piano di climatizzazione, il piano di ambientamento climatico, sono dei piani che dovranno interagire con il piano urbanistico comunale.